16 giugno 2023, ben ritrovati da Francesco Capo ad una nuova edizione di Corto TG. Prima di iniziare consentitemi di ricordarvi di iscrivervi al nostro canale cliccando iscriviti sul canale YouTube e di garantirci un sostegno economico attraverso riferimenti IBAN e PayPal che potete leggere nel cartello mandato in sovraimpressione dalla regia. Stiamo sostenendo degli investimenti economici, è molto importante in questa fase il vostro contributo. Grazie di cuore a chi lo farà e chi lo ha già fatto. Il popolo italiano vince in tribunale contro Facebook. L'eliminazione di un account senza motivo potrà comportare l'obbligo per Meta, la multinazionale di Mark Zuckerberg, di risarcire i danni. Lo ha stabilito il tribunale di Ancona nel caso della cancellazione di un account di un uomo al tempo dei fatti, responsabile provinciale dell'organizzazione politica Casa Pound. Il profilo Facebook dell'uomo venne cancellato per violazione degli standard della community. Secondo il tribunale di Ancona, questa arbitraria cancellazione ha costituito una violazione contrattuale e una violazione dei diritti costituzionalmente garantiti di espressione e manifestazione del pensiero. Il giudice ha ordinato a Meta l'immediato ripristino o attivazione dell'account e il pagamento in favore del danneggiato della cifra di 8.000 euro a titolo di risarcimento dei danni. A ottenere questa importante pronuncia, che potrebbe costituire giurisprudenza, è stato l'avvocato Emanuele Fusi. Abuso d'ufficio cancellato, traffico di influenze ridotto ai minimi termini, limiti alla pubblicazione delle intercettazioni e alla possibilità di citarle negli atti, inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per una serie di reati e poi ancora un depotenziamento generale delle misure cautelari a tutto vantaggio dei colletti bianchi. Sono questi i punti principali della bozza di disegno di legge di riforma della giustizia penale dedicata a Silvio Berlusconi. Il testo è stato presentato in Consiglio dei Ministri dal guardasigilli Carlo Nordio. A far discutere sono in particolar modo le norme sulle misure cautelari. Il testo prevede che quando il pubblico ministero chiede la custodia cautelare in carcere, a decidere saranno tre giudici e non più uno solo. Prima di applicare qualsiasi misura cautelare servirà procedere all'interrogatorio dell'indagato, notificandogli l'invito almeno 5 giorni prima di quello fissato per la comparizione. La nuova garanzia si applicherà solo ai reati dei colletti bianchi. Avvisare gli indagati della volontà di arrestarli comporterà un forte rischio che decidano di fuggire, ha commentato così il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santa Lucia. Si terrà a Conegliano, in provincia di Treviso, il Festival della Cultura Liberata, una 3 giorni dal 16 al 18 giugno all'insegna della cultura a 360 gradi. Concerti, conferenze e dibattiti nel centro storico della città veneta sono organizzati da un gruppo di giovani. Abbiamo sentito uno di loro, Alberto Gava, che è tra gli organizzatori della manifestazione. Il Festival Cultura Liberata è organizzato da dei giovani assieme all'associazione Nuova Vita. Il pretesto di questo festival ha, da una parte, l'obiettivo dell'associazione di far tornare, di far ripartire l'Italia dai comuni, perché l'Italia è nata nell'età comunale e deve ripartire dalle comunità se vuole riemergere. Dall'altro, dalla volontà di giovani di far sentire che ci sono anche loro, che c'è la voglia di cambiamento e che c'è soprattutto la voglia di portare un pensiero critico e quindi una pluralità di idee. Da questo è partito questo gruppo di giovani, siamo tutti under 40, abbiamo formato questo festival, solamente che ci siamo chiesti anche come poter creare dei format di questo festival che facessero, diciamo, alzare dal divano le persone e far capire che fa veramente la differenza esserci. Per questo abbiamo creato dei format particolari, ad esempio Martirium, Mixtio, quest'ultimo prevede l'estrazione da una teca di domande che sono state scritte dal pubblico, oppure altre forme che vadano a coinvolgere direttamente il pubblico presente. Quindi sarà un festival frizzante, con, diciamo, un palinsesto che difficilmente si trova, perché ci sarà la cultura a tutto tondo, noi la chiamiamo, perché a 360 gradi ci saranno sia performance teatrali, performance musicali, oltre che ai relatori,
ma soprattutto poi ci sono gli editori indipendenti che sono i veri protagonisti, saranno al centro della piazza di Conegliano. Allora io vi ricordo l'appuntamento 16, 17 e 18 giugno a Conegliano, Veneto, per il Festival della Cultura Liberata. Potete trovare tutte le informazioni sul sito festivalculturaliberata.it. Con questa notizia si conclude il nostro corto TG del 16 giugno 2023. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito calorosamente ad iscrivervi al nostro canale cliccando iscriviti sul canale YouTube. Grazie e al prossimo aggiornamento.